Dunque, l'amministrazione comunale ha sempre sostenuto le attività culturali e soprattutto quelle teatrali, chiaramente il Teatro Verdi in primis, ma sostiene tante altre realtà storiche e nuove. Oggi abbiamo una realtà storica e quindi che va pienamente sostenuta, perché non solo è un'offerta culturale molto importante e da valorizzare, e invitiamo chiaramente il pubblico a partecipare attivamente, perché il teatro è linfa, il teatro non è soltanto rappresentazioni di parole e di espressioni, ma anche di immagini, anche di benessere culturale e di benessere dell'anima, per cui invitiamo il pubblico a partecipare e l'amministrazione sostiene appunto queste realtà così importanti. A Via Valerio Laspro, ed è un teatro storico, per cui chiunque l'ha visitato. Allora, noi diciamo abbiamo 3-4 manifestazioni nel corso dell'anno, ma chiaramente la più importante, quella che è lo zoccolo duro del Teatro Nuovo, è il cartellone comico. 10 spettacoli comici che partono a fine ottobre fino a marzo-aprile, quest'anno chiuderemo a marzo. Cerchiamo di riportare dei beniamini molto cari al nostro pubblico con qualche novità, eccetera. Quest'anno abbiamo 4 nostre produzioni nei 10 spettacoli, ma sono produzioni che facciamo comunque anche in collaborazione. Il primo spettacolo, per esempio, c'è Gennaro Morrone fra i protagonisti, il secondo spettacolo c'è Pippo Pelo come protagonista, il terzo spettacolo c'è Gino Cogliandro, ex 3-3, come protagonista. Quindi 3 dei 4 spettacoli sono in collaborazione con importanti attori nazionali. Abbiamo la presenza di beniamini, dicevo, come Federico Salvatore, che col suo teatro canzone porta molta comicità ma anche vere e proprie denunce sociali. E poi abbiamo tutte commedie, sono 9 commedie comiche che rappresentiamo il sabato con replica la domenica. Cominciamo il 26-27 con Lucio Pieri, che oggi è diventato un beniamino, soprattutto di un pubblico giovanile, con le sue commedie, perché è anche scrittore, che sono sullo solco della tradizione, ma sono molto molto attuali, perché parlano della vita di oggigiorno. Così come lo spettacolo di Salvatore Gisonna, così come lo spettacolo di Vincenzo Salemme, di cui quest'anno abbiamo avuto finalmente l'autorizzazione di rimettere in scena L'amico del cuore. E quindi siamo contenti di fare queste 4 produzioni e di avere queste ospitalità. Oscar Di Maio, beniamino del pubblico napoletano, nipote del grande Gaetano Di Maio, che rappresenta una commedia di Olimpia e Gaetano Di Maio. Quindi abbiamo un po' di tutto, ma l'ultimo spettacolo, Casa di Frontiera, è anche molto importante. Innanzitutto Francesco Procopio è un attore importantissimo e molto bravo, ma lo spettacolo è particolare perché Casa di Frontiera è stata scritta da Gianfelice Imparato negli anni 90 e sembrava un qualche cosa di fantasioso, avveniristico, futuristico. Invece, poiché parla del nord e sud e parla di meridionali che per integrarsi al nord sono messi in una specie di riserva e devono dimostrare di meritare di diventare nordici a tutti gli effetti, e solo in quel caso potranno vivere, l'altri dovranno tornare al sud, questa cosa che all'epoca fece ridere oggi purtroppo non fa più ridere, perché la realtà si è avvicinata molto alla fantasia, se non l'ha superata. E quindi lo spettacolo allora lo diresse Proietti, adesso lo dirige lo stesso Gianfelice Imparato, che ne è l'autore, è diventato più che attuale rispetto all'epoca in cui è stato scritto. Sono 10 spettacoli. Volevo aggiungere quello che ha detto l'assessore prima, che il teatro, oltre che essere manifestazione di cultura, avvicinamento dei giovani anche con i laboratori, con tutto quello che facciamo, è anche lavoro. Noi diamo lavoro diretto con del personale che abbiamo, perché siamo una società cooperativa, diamo lavoro diretto e diamo lavoro indiretto, perché se un teatro non è aperto, queste compagnie che non hanno la possibilità di esprimersi in teatri importanti devono esibirsi in teatri un po' più piccoli come il nostro, e quindi se noi non diamo lo spazio e non abbiamo il teatro aperto, molti lavoratori dello spettacolo, come gli attori, i tecnici, i costumisti e tutto il resto, non potrebbero esibirsi, non potrebbero lavorare. Quindi è importante sottolineare anche che il teatro, oltre che cultura, socializzazione e tutto quanto, è soprattutto anche lavoro.